Torna il reddito di emergenza, si riapre una finestra che va questa volta dal 1° luglio fino alla fine del mese di luglio. Sì, infatti il governo con il decreto sostegni bis varato il 25 maggio 21 ha stabilito ulteriori rate per il REM, acronimo del reddito di emergenza. Quindi verranno pagate dopo marzo, aprile e maggio anche giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Qual è la procedura da seguire? La procedura da seguire è che chiunque l'abbia già fatto e abbia già avuto le prime tre rate è comunque obbligato a rifare la domanda. Anche se la gran parte dei requisiti sono simili alla prima domanda, ci sono alcune piccole variazioni, quindi è fondamentale fare la domanda. Non verranno erogati di nuovo tre rate senza domanda. Cosa diversa un po' per il bonus Covid per somministratori, partite IVA, lavoratori stagionali o non stagionali del turismo. Ancora una volta il patronato ACLI è a disposizione dei cittadini che devono, vogliono, intendono procedere alla richiesta del REM. Sì, il patronato ACLI è sempre stato a fianco dei cittadini, alla tutela dei loro diritti. Abbiamo messo in campo delle procedure telematiche per cui cittadini che vogliono accedere al nostro portale per fare la domanda in remoto possono farlo tranquillamente, ma anche tutti quelli che hanno fatto la domanda per le prime tre rate hanno ricevuto un link sul proprio cellulare, un SMS con un link, possono gestire da quel link una domanda facendola da casa. Naturalmente, parallelamente a questa operazione, siamo disposti in tutte le nostre sedi ad accogliere tutti i cittadini che vogliono venire a farla direttamente di persona. Siamo ancora in una situazione contingentata rispetto a appuntamenti per la questione del Covid, ma comunque è preferibile che vengano ai nostri sportelli, firmano un mandato, ma l'importante è che sappiano che la domanda va rifatta, soprattutto per tutti quelli che l'hanno veramente avuto, hanno già percepito le prime due rate, stanno per percepire la terza rata del primo decreto, devono obbligatoriamente fare la domanda. Vengo a sottolineare un paio di cosettine sul REM, vale sempre l'attestato ISE, quindi devono essere in possesso dell'attestato ISE i cittadini che vogliono fare questa domanda, l'attestato ISE deve essere inferiore a 15.000 euro, veniva preso nel primo decreto sostegni per le prime tre rate il riferimento al mese di febbraio come reddito se qualcuno nel nucleo familiare avesse lavorato, come limite massimo l'importo di 800 euro. Questa volta il mese di riferimento sarà aprile, quindi se qualcuno nel nucleo familiare ad aprile ha avuto un rapporto di lavoro il cui importo è superiore al massimo del REM mensile 800 euro, può essere la domanda bocciata. Aprile 2020, giugno 2021, un periodo d'emergenza nel quale il patronato ACLI è stato il front office per tante richieste, sì, per tanti problemi, per tanti cittadini che non avevano neanche idea di come procedere. Affrontare questa situazione, certo, nei mesi di marzo, aprile e maggio del 20 siamo stati sempre in ufficio con la porta chiusa, rispettando le regole del lockdown, ma sempre pronti a rispondere a mail, a telefonate e raramente poi da maggio in poi anche contingentato anche l'accesso al pubblico. Per cui siamo stati sulla partita dei bonus di qualsiasi genere si erano, sempre pronti a dare risposte ai nostri cittadini e a fare domande. Infatti i numeri sono stati notevoli nel 2020 e quindi anche il 2021 ci vede in prima linea sia per il REM che per il bonus Covid stagionali e non.